Vediamo i nuovi atti delle procedure concorsuali che sono state inserite in seguito alla riforma della materia da parte del decreto legislativo del 17 giugno 2022, numero 83. Ora, diciamo subito che la situazione è abbastanza complessa. Perché? Perché sono stati introdotti questi nuovi atti in maniera, diciamo, abbastanza confusa, e questo sicuramente crea dei problemi all'atto del deposito. Cerchiamo quindi di andarli ad illustrare per quanto possibile, dando dei consigli, si spera, utili. Aperto il redattore, andremo sul registro e quindi selezioniamo procedure concorsuali. Qui inizia il problema. Supponiamo ad esempio di dover iscrivere un ricorso per liquidazione giudiziale. Se selezionassimo, come si faceva prima, il rito prefallimentare e l'atto corrispondente che ci interessa, potremmo tranquillamente proseguire avanti e completare la busta. Facendo così, ci arriverebbe in terza ricevuta, ovvero all'atto dell'esito dei controlli automatici, un errore fatale, ovvero un errore imprevisto sul datiatto. Questo perché la regola aurea è che ci deve essere corrispondenza fra l'atto selezionato e il rito. Come lo capiamo? Vedete che questi atti nuovi hanno tutti il CCI o il CCI più. Che significa? Significa che nel rito non dovremo selezionare il vecchio prefallimentare, ma quello corrispondente, col problema che qui ne abbiamo una lista abbastanza corposa. Quindi dovrò andare a prendere ricorso per liquidazione giudiziale più e quindi l'atto corrispettivo. Vedete? Più CCI più. In questo modo, proseguendo con il deposito, avremo il ruolo che viene selezionato dal redattore ed è corretto. Nel caso di più è procedimento unitario, nel caso fosse solo CCI sarà invece volontaria giurisdizione, quindi non lo cambiate. Qui abbiamo un'altra cosa un po' diversa dai normali depositi, cioè ci viene chiesto se procedimento o destinazione. Il procedimento nel caso in cui il fascicolo fosse già esistente, destinazione nel caso di nuovo fascicolo. Vediamo ad esempio ora un altro esempio. Se volessi fare un ricorso per ristrutturazione dei debiti del consumatore, dovrei quindi comunque selezionare il rito e di nuovo l'atto corrispondente. Qui ci viene in soccorso la ricerca testuale e come vedete di nuovo vi è corrispondenza tra i due. Vado avanti e mi ritrovo nella stessa maschera di prima, sempre con procedimento unitario. Questa corrispondenza ci deve essere sempre. C'è però un problema. Il problema è che per questi nuovi atti manca qualcosa, ovvero non abbiamo, nel caso di CCI o CCI più, nessun atto, ad esempio, come l'istanza di visibilità. Esiste un deposito atto generico, un'istanza generica, ma in realtà non sono utilizzabili. Perché? Perché ci obbligano a scelte nelle maschere successive e non ci danno quell'elasticità che hanno generalmente i depositi di atto generico a cui siamo abituati. Quindi non sono utilizzabili nel caso di istanza di visibilità. Al momento l'unico, chiamiamolo workaround, è, venendo meno alla regola aurea detta prima, utilizzare comunque il vecchio atto che troviamo qui, quindi tra quelli che non hanno una corrispondenza. In questo caso il rito è comunque giusto, è sbagliato l'atto. Ora, è sbagliato tra virgolette, nel senso che non abbiamo una possibilità alternativa. In questo caso arriverà comunque un errore, ma questo errore è o dovrebbe essere in teoria forzabile dal cancelliere. Purtroppo al momento la situazione è questa, quindi ci vuole un po' di pazienza e un po' di impegno, ma alla fine si riesce a mandare la busta. Ovviamente ci auguriamo che al più presto vengano sistemati da parte dei sistemi informativi del Ministero in modo da avere una maggiore fruibilità del tutto. Vi ringrazio per l'attenzione.